Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Allora, sono ritornata con un altro video di shopping fatto da Primark. Sì, sono ritornata perché dovevo cambiare. Se non avete visto già il video scorso, ho preso delle scarpe e un vestito, che il vestito era enorme e le scarpe troppo grandi, quindi le ho dovute cambiare. E in primis avevo anche pensato di non farlo, però non mi sembra giusto tenere delle cose che ho pagato comunque e non utilizzarle. Sì, il mio trucco sta messo male. Qui ho una piccola cicatrice, però vabbè, passerà. Allora, prendo il bustone. E questa volta ho preferito, visto che nel video scorso sono arrivata col bustone a casa che era tutto distrutto, ho preso questo qui. E ero andata solo per cambiare due cose, ok? Ecco, questo è il risultato quando si entra da Primark. Non so se ci siete mai andati. Vabbè, io sto pazza per questo Primark perché hanno aperto da poco a Roma, quindi è normale, fra un po' mi passerà. Però per adesso shopping. Ora vi faccio vedere tutte le cosine perché mi sto dilungando un po' troppo. Sì, ripoggio un attimo qui e prendo la prima cosina. Allora, intanto ho preso altre ciabattine che avevo prese delle altre, solo che sono un po' scomode. Quindi ho preso queste col pelo che sono veramente carine. Sono fatte così. Queste le ho pagate 8 euro e ho preso un 39. Io ho un 38, però ciabatte e tacchi preferisco prendere un numero in più. Veramente carine. Butto di là. Poi ho preso un altro pigiamino. Che allora, in questo periodo fa ancora un po' freddino, ok? Quindi volevo prendere qualcosa a maniche lunghe, però fra un po' arriverà il caldo, quindi ho preso questo. Aspettate, facciamo così, va. Questa è la magliettina, la canottiera, vabbè, insomma, fatta così. Ho preso una M, così sto comoda. E 12 euro ho pagato, questo è il pantalone. Questa è fatta così, è un pigiama un po' più serio, ti è. Perché prendo di solito solo quelli un po' con tutti i cartoni, non so. E i pantaloni sono fatti così. Sono un po' stretti questi, non mi sembrano larghissimi anche sotto. Meglio va. Molto carini. E anche il tessuto è molto, io adoro. Calcolate che io ci ero già tornata, quindi ho tre pigiami tipo natalizi, no? Li ho usati fino adesso e ancora li utilizzo se fa freddo, eh. Poi, come vi dicevo, oddio, sta cascando tutto. Aspettate. Come vi dicevo, ero tornata per le scarpe, no? Perché ho preso il numero troppo grande. Ecco, ho preso queste che sono tipo rosa, ok? Quelle bianche non c'erano più, il 30, 38, 39, simili a quelle che avevo preso. E c'erano soltanto il 40, 41. A me il 40 non andava e questa volta ho preso il 39. Allora, io ho sbagliato a fare queste cose perché non provo lì, perché ci sta troppa gente che prova le cose, stanno tutti un po' ammucchiati là. Io ho preso un po' le cose al volo e sono scappata e preferisco prenderli così a occhio. Ecco, questi qui sono un 39, anche se un 38, però come dicevo e ripeto, prendo sempre un numero in più quando si tratta di sandali, tacchetti. Sì, questo non è tanto adatto a me, però che ci devo fare? Vabbè, qui questo ve lo faccio vedere lo stesso, è un intimo, pagato comunque le scarpe 14 euro, un intimo e un po' così, vabbè, questo qui pagato 6 euro, sì, 6 euro e non mi dilungo. Poi ho preso un'altra borsa, questa qui, è un po' più, è beige. È un po' più naturale perché avevo preso quella gialla e quella lilla e questa almeno è un po' più seria. Non so quanto dureranno queste borse, però vabbè. Qui ha la tracollina, questa ho pagata 8 euro comunque. La tracollina e sì, carina, dai. Solo che io ho un problema con le borse. Io non so come fanno certe ragazze che hanno un sacco di borse, cambia le cose da una borsa all'altra. Io non ce la faccio. Io ho il mondo dentro le borse, quindi finisce che mi perdo tutte le cose e mi scoccia a cambiare le cose da borsa a borsa per avere la borsa per ogni outfit. Ok, questa. Poi ho preso questa candelina e fatta così. Sì, non ci fate caso alle unghie.
le devo levare, quindi queste sono veramente brutte. Ha un profumo buonissimo, per 80 centesimi, molto carina. Devo prenderne altre, ma non ci ho pensato. Poi la cosa più adorabile, questa me la fregherà mia figlia, sicuro ce la litighiamo, vero Emily? No, ma non mi sente, l'ho lasciata di là col papà. E questa di Minnie, ma è adorabile, guardate. Tutti questi glitterini, è veramente bella. Pagata 6 euro e la amo con la cannuccia. E sì, adorabile, aspettate che... Ok. E si avvita così. La amo veramente. Aspettate, faccio da scatuto. Poi vabbè, un laccino per capelli, 3 euro, che è molto simile al vestitino che avevo preso l'altro giorno. Sì, carino. Poi amo tutti i fiocchettini che scendono. Beh, a parte che ho i capelli un po' brutti che devo tornare dal parrucchiere, però in questo periodo non mi scoccia proprio stare ore e ore con la mascherina, quindi per adesso aspetterò ancora un po'. Poi li voglio far crescere. Anzi, scherzavo, non era quella la cosa più adorabile. La tazza di Minnie, tazza, il bicchiere. Sono questi. Ma non sono bellissimi? Guardate, le mini ciabattine per la baby. Fatte così, volevo prendere quelle di Minnie, però non c'erano. Queste le ho pagate 8 euro e sono stupende. Con tutti questi leopardato tutto rainbow, bellissimi. Li adoro, peccato che non c'erano anche brune. Poi ho preso questa tazza, bellissima. C'era anche la tegliera, però non l'ho presa perché non mi serviva. Ho preso questa per bermi il tè, che ne so, il caffè, le cose così. C'è chi li prende per collezione, ma io le utilizzo queste cose. Oddio. Vabbè, mi pio la busta in mano perché mi mancano poche cose, le cose più piccole. Poi ho preso questo specchietto, 2,50 euro, con l'ananas, bellissimo. Io dovevo cambiare solo due cose, mannaggia la miseria, mi sono comprata altre cose. Sono comprata al mondo altre ciglia finte che indosso anche oggi. Vabbè, il trucco è un po' andato, tiè. Indosso anche oggi e mi piacciono tantissimo perché iniziano tutte... Vedete? Qui più naturali e più folte alla fine. Sono veramente belle. Non le devo... Non riesco neanche a parlare. Non le ho tagliate, insomma. Perché sono giuste per l'occhio mio. Sì, se mi metto a sbagliare nel video a parlare, io non mi metto a tagliare niente, non mi metto a modificare niente perché non ho il tempo, poi è un po' tardi. E questo, che è un... Aspettate, che roba è? Un lip balm per le labbra di Mickey Mouse. Questo quanto è costato? 2,50 euro. E me lo metto qui sul comodino. Ok. Poi altri orecchini che sono veramente carini. Questi li volevo prendere l'altra volta, solo che avevo visto quelli più piccoli e questi non li ho presi. Li ho presi stavolta. 4 euro, ma sono veramente belli. Poi devo leggere bene perché comunque io sono allergica al nickel, però ho già provato gli orecchini di Primark e non ce l'hanno il nickel, cioè non mi hanno fatto allergia. Questo spray rinfrescante per il viso, 2,50 euro, e dovrebbe essere quello se non sbaglio. Aspettate che leggo un attimo. Spray idratante, no, idratante, non rinfrescante, per il viso. Voglio provare le cosine di Primark, vediamo come mi trovo. Allora, poi tiro fuori le ultime due cose. Allora, vi faccio vedere prima i due smaltini. Ho preso i smalti da mettere sui piedi. Questo ha un colore un po' più naturale e questo qui. Non so descrivere, che ne so, un violetto. Oddio, ok. E questa cintura che l'avevo già vista l'altra volta. Io cerco una cintura bianca ma non l'ho ancora trovata. Penso che la prenderò su Shein. Sì, questa qui da mettere, che ne so, con i vestitini tipo in vita, no? È veramente carina. Vabbè, poi la stringo, si stringe qui. E nulla, questi erano tutti gli acquistini che
So abbastanza anche oggi, quindi per un po' basta, non faccio più shopping perché ho esagerato. E niente, io spero tantissimo che questo video di acquistini fatti da Primark vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace a questo video ovviamente se vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!